connubio tra sport e salute, potremmo chiamarlo l'avvenimento che si svolgerà oggi qui a Soverato, una prima parte nella sala consiliare Bruno Manti del comune di Soverato e una seconda parte poi al campo Nunzio Marino. È in pratica un calcio al diabete, ovviamente non possiamo non parlarne con il dottore Raffaele Mancini, che sia come medico ovviamente ma anche come sportivo, che ha voluto particolarmente questa iniziativa. Cosa tende, cosa vogliamo proporre, cosa vogliamo dire alle persone? Oggi è innanzitutto la giornata mondiale del diabete, per cui siamo qua in sala consiliare con il sostegno fattivo, veramente reale, del comune di Soverato, del sindaco in prima persona, di tutta la squadra, e praticamente oggi festeggiamo la giornata mondiale del diabete e parleremo di sport e diabete, perché i diabetici devono fare sport, non possono, devono, e devono fare qualunque sport purché si adottino le precauzioni del caso, tra questi il calcio, per cui oggi vogliamo dare un calcio al diabete, nel senso che tutti questi ragazzi possono giocare anche a calcio. D'altra parte esistono giocatori professionisti col diabete, di squadre professioniste, uno delle curatori, non faccio i nomi per un motivo di privacy, e spesso capita che quando hanno un valore questi ragazzi vengono coccolati e seguiti dalla società, quando vanno a giocare in squadre di prima categoria o di promozione, l'allenatore ha paura proprio del diabete, un po' come anche nelle scuole alcune volte gli insegnanti hanno paura del diabete e tendono a non farli giocare. Dunque questa giornata mira a superare questo tabù. Ecco, è chiaro, bisogna superare il tabù, bisogna farli giocare, bisogna farli partecipare alle attività principali, ma ci devono essere delle precauzioni che devono servire, seguire, come tutte d'altra parte. Come tutti, come in tutte le cose, bisogna usare delle precauzioni, devono partire con una glicemia che è buona, devono sapere prevenire le ipoglicemie, ma per questo ci stanno le unità di diabetologia che possono sicuramente insegnare. Probabilmente è giusto anche che questo insegnamento si porta verso gli allenatori, cioè un po' training the trainer è stato il motto per esempio di un'azione canadese che ha favorito appunto gli allenatori, i training a saper gestire le persone con diabete. E allora, non so se poi lei andrà in campo, la dottoressa Concetta Iraci, ma certamente è presente alla tavola rotonda. Questo calcio a diabete, come dicevamo col dottore Mancini, la giornata internazionale sul diabete. Ecco, cosa possiamo dire? Dicevamo proprio che anche i diabetici possono giocare al calcio, possono partecipare, possono fare delle attività sportive, ma ci devono essere delle precauzioni. Assolutamente sì, noi anzi spingiamo molto i nostri pazienti, soprattutto quelli più giovani, ma anche quelli meno giovani, sia a fare un'attività sportiva di tipo agonistico, come può essere quella che oggi i nostri ragazzi affronteranno, ma anche un'attività sportiva non agonistica. Quello che lei dice è giusto, la sicurezza prima di tutto, perché ovviamente diciamo il problema che può insorgere nel fare un'attività fisica è che consumando lo zucchero il glucosio possa scendere e quindi i pazienti possano avere un'ipoglicemia. Altre volte invece capita che quando c'è uno stress importante, tipo una competizione, la glicemia tende ad aumentare piuttosto che a ridurre, quindi noi le educhiamo sul fatto che si possano avere, eventualmente si possono creare delle variazioni anche abbastanza rapide nell'arco del tempo, quindi delle oscillazioni, però il grosso vantaggio che noi oggi abbiamo è che i ragazzi, diciamo, ma in generale le persone con il diabete, possono soffrire di dispositivi che gli tengono il controllo della glicemia continuamente presente, quindi questi dispositivi gli fanno vedere esattamente qual è l'andamento del glucosio nel sangue e loro sanno se il glucosio sta scendendo, sta salendo, e quindi di conseguenza possono prendere una decisione e operare un cambiamento nel momento esatto in cui se ne accorgono e evitare quindi che un evento acuto possa insorgere. Ecco, ovviamente noi parliamo in questo momento anche con il titolo un calcio al diabete, però il diabete sappiamo che è una malattia abbastanza, purtroppo in questi ultimi anni abbastanza frequente e che è davvero pericolosissima per la vita di tante persone che devono stare effettivamente attenti. Ha molta ragione, diciamo che noi adesso siamo in una situazione in cui la vita media delle persone, fortunatamente dico sempre io, si sta allungando, però allungandosi la vita media la ricorrenza di alcune malattie come per esempio il diabete può diventare particolarmente frequente, quindi diciamo in questo contesto il tema della prevenzione deve essere vitale, perché ovviamente se io
ho contezza del diabete nella fase iniziale della malattia, riesco a gestirla meglio e riesco ad evitare che la malattia peggiori. Ma se io non mi accorgo di avere una malattia come il diabete e la malattia lentamente progredisce, quello che capita è che nel momento in cui io prendo invece contezza della malattia è troppo tardi. Per cui noi facciamo queste campagne di prevenzione per parlare in generale del diabete e per spingere anche le persone a fare in modo che una misurazione della glicemia, quindi una sciocchezza, una cosa che veramente costa anche pochissimo, almeno una volta all'anno la facciano. La dottoressa Elena Succurro, presente anche a questa tavola rotonda, abbiamo molti sportivi, stiamo vedendo presenti in sala, poi ci sarà la partitella proprio in onore della giornata mondiale sul diabete. Abbiamo intervistato il dottor Pencini, abbiamo sentito anche qual è la differenza, questo si può fare attività agonistica, anche meno agonistica con il diabete, però un ragazzo di oggi, oltre all'attività fisica, oltre all'alimentazione, cosa dovrebbe poter fare per evitare di cadere purtroppo nel diabete? Guardi, ha detto la parola giusta, la prevenzione. La prevenzione costituisce un pilastro fondamentale in questo momento. Pensate che i numeri del diabete rappresentano uno tsunami. Al momento sono 537 milioni i soggetti affetti da diabete nel mondo e si stima che fra 20 anni questo numero aumenterà a 780 milioni. Perché? Perché sono aumentati i principali fattori di rischio, prima fra tutti l'obesità. E allora noi dobbiamo contrastare i diversi fattori di rischio, innanzitutto l'obesità, e come? Attraverso le modifiche dello stile di vita e quindi una corretta alimentazione, un corretto stile di vita, un esercizio fisico cronico con un programma di attività fisica aerobica, ma anche un esercizio combinato con attività anaerobica è in grado di ridurre i fattori di rischio, ridurre l'obesità, determinare una riduzione del peso corporeo e agire anche contro quello che è il principale fattore chiave del diabete di tipo 2, che è l'insulino resistenza. E quindi cerchiamo proprio di sensibilizzare, di promuovere una corretta stile di vita che parte dall'alimentazione, ma che non può non prescindere dall'attività fisica, da un esercizio fisico continuo. Ecco, diciamo che per i ragazzi dovrebbe essere abbastanza facile fare questo discorso qui. Veniamo un pochettino al mio campo, quello degli anziani, di quelli leggermente più avanti con gli anni, come possiamo fare? Che poi c'è anche il discorso di tipo diabete di alimentazione, ma anche il diabete dall'altro punto di vista. Sì, questo è parliamo del diabete di tipo 2 in questo momento. Allora, la cosa che dobbiamo fare è uscire dallo stato della sedentarietà. Allora, è raccomandato effettuare almeno 150 minuti al giorno di attività fisica, ma ci arriviamo pian piano. Incominciamo intanto a parcheggiare la macchina lontano, a effettuare passeggiate su questo meraviglioso lungomare, a utilizzare le scale, salire le scale a piedi, non utilizzare l'ascensore. Quindi questo è un primo passo che ci consente di uscire dalla sedentarietà e incominciare a effettuare movimento. E poi pian piano, sa che l'attività fisica migliora anche l'umore, fa star bene, stazione di benessere, e si sente poi l'esigenza di proseguire e di aumentare sempre di più il carico di attività. È stato assolto l'ex consigliere Ruggero Mauro di Squillace dall'accusa di diffamazione, con manifesti affissi nelle bacheche comunali e pubblicati anche su Facebook, avrebbe screditato l'ex assessore comunale al turismo di Squillace, Giusi Cicerello, utilizzando espressioni quali inadeguatezza, latitanza, incapacità, assenza. E inoltre avrebbe indicato indennità di funzioni percepite dalla stessa superiori a quelle reali. L'ex consigliere comunale di minoranza Ruggero Mauro è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste. I fatti si riferiscono al 2015, quindi alla precedente consigliatura guidata dal sindaco Pasquale Muccari. Mauro era molto attivo dalla parte dell'opposizione a fare rilievi alla maggioranza su varie attività amministrative. Dopo la querela sporta dalla Cicerello erano partite le indagini dei carabinieri di Squillace e disposte dalla Procura della Repubblica. Ieri, nell'ultima seduta, il giudice di pace, dottoressa Giada Lamanna, ha sentenziato l'assoluzione per Mauro, che era difeso dall'avvocato Dario Gareri.
Finisce così, scrive lo stesso Mauro sul suo profilo social, con un'enorme soddisfazione umana, politica e soprattutto familiare che corona l'impegno mio personale per questa nostra città, contro chi l'ha affossata e portata al degrado tanto da essere derisa da tutti. Ha vinto la gente per bene, umile, disinteressata e amante della nostra meravigliosa Squillace. Grazie a tutta la mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa battaglia di giustizia. Le note a margine sono quelle noterelle che mettiamo a matita sul bordo di un libro quando lo leggiamo, per sottolineare, per fare qualche considerazione, però non fondamentale, appunto marginale. E questo spettacolo è fatto di brani musicali e delle note parlate che parlano di quelle musiche, ma che non sono giudizi essenziali, esaustivi, sono degli aneddoti, dei particolari, a volte dall'apparenza insignificante, che forse aiutano un po' di più il pubblico a entrare nel senso di quelle musiche, di come sono nate e di come vivono dopo gli anni. La ritualità del cinematografo è finita col Novecento, è andata a calare e è rimasta un'attività meravigliosa che a me piace molto, ma riservata a una piccola porzione di spettatori, i quali preferiscono vedere i film a casa sulle piattaforme. Il teatro invece no, il teatro non si può vedere a casa sul divano. Il teatro, gli concerti, lo spettacolo dal vivo hanno bisogno della presenza fisica, sia dell'artista che recita, che suona, che danza, sia del pubblico. E è quella ritualità lì, quella che mi attira e quella alla quale mi sto dedicando nella maggior parte del tempo. Il colore nella musica da film è importante. Avere a quel punto il suono di una banda o di una chitarra solista cambia la faccia della stessa musica, e è molto importante quando si lavora un film scegliere i colori dominanti. Naturalmente ci sono degli strumenti che sono più cinematografici e altri meno. Il clarinetto e il violoncello sono strumenti molto cinematografici perché camminano un po' in punta di piedi, poi possono salire, poi possono svanire. Il flauto è meno adatto perché è più netto, è più protagonistico, si presenta netto. E la musica da film ha bisogno spesso di ingressi e uscite di musica non troppo netti.
prima pagina ancora per l'Accademia Le Castella, che con un gol al 90° di Greco batte per 1-0 la Nuova Valle e si mantiene ancora a punteggio pieno nel girone C di seconda categoria per la Settezza, il girone catanzarese, quindi 12 punti per la squadra crotonese che mantiene le distanze sulle seconde in classifica. La Polisportiva Palermiti che vince 1-0 il derby contro l'Oschi Legion, e il Petronà che invece ha ragione seccamente dello Sporting Crotone per 4-0 con ben 4 reti segnate, di cui 2 nel primo tempo e 2 nel secondo tempo, segnate da Ferrarelli, Voci, Esposito e Brizzi. E per quanto riguarda le altre squadre, dicevamo quindi che c'è il bel risultato della Sersalese che in pratica va a vincere fuori casa a Cropani contro il Real Cropani 3-0 per la squadra che domenica scorsa, dopo essere stata andata a punteggio pieno, in pratica è stata fermata sul pareggio proprio dalla Palermiti in quello che era uno scontro diretto al vertice. E sul resto del fronte dobbiamo ricordare il pareggio 1-1 del Real Giano nell'anticipo delle 10:30 della domenica mattina, con i gol di La Caria per il Cacuri e di Mazza che pareggiava nel secondo tempo per il Real Giano, l'altro pareggio 0-0 tra Torre Melissa e Real Cotronei, e la vittoria in trasferta nell'altro derby di giornata dell'Academy Cirifalco contro la Maronen sul campo di Valle Fiorita con le reti di Vonella e di Serratore. E tornando al discorso dell'altro derby, come dicevamo, quello tra la Polisportiva Palermiti e lo Schillecium, una partita abbastanza spigolosa che in pratica si è giocata nel secondo tempo sotto una pioggia battente. È stata proprio la squadra del tecnico D'Amico ad avere la meglio con un gol nel secondo tempo, ad inizio del secondo tempo, 52° per la precisione, del solito Marino, che raggiunge quota 4 nella classifica dei marcatori. È una partita, come dicevamo, spigolosa perché è lo Schillecion che reduce da un solo punto in classifica, purtroppo tale è rimasto ancora per la squadra di Bartolotti, ma l'aveva messo un pochettino, non diciamo sull'agonistico, perché il Palermiti ha sbagliato un paio di azioni in inizio di partita, poi non riuscendo a segnare, chiaramente la squadra di Andrea Staglianò ha cercato di mantenere la porta inviolata. Ha giocato una buona partita, poi c'è stato il diluvio nel secondo tempo dopo che c'era stato il gol di Marino, ma alla fine non c'è stato più nulla da segnalare perché la partita in pratica si era chiusa nel momento in cui era andato in vantaggio il Palermiti, perché poi c'erano difficoltà sia per mantenersi in piedi nell'acquitrinio sia perché la Schillecion, al di là proprio di Staglianò, ha dimostrato ben poca cosa in attacco. Invece dobbiamo segnalare per la squadra del presidente Truglia diversi infortuni che potrebbero segnare per il momento questo buon inizio di campionato. Ricordiamo, l'anno scorso lottava per le zone basse della classifica, quest'anno è secondo in classifica con 3 vittorie ed un pareggio. Comunque siamo ancora alla quarta giornata e vedremo come andrà a finire tra Le Castella, Palermiti, ma non dimenticando ovviamente anche Petronà, Sersalese e qualche altra sorpresa che potrà venire fuori, tipo, come dicevamo, l'Academy Cirifalco che è andato a vincere in trasferta. Bisognava attendere 13 turni per registrare ben 3 squadre al comando della classifica. Il riposo osservato dal Trapani permette al Siracusa di allinearsi in vetta, pari punti con lo stesso numero di partite giocate, vinte e pareggiate. In realtà vi sarebbe anche la Vibonese a 31 punti, terzo incomodo a detta di molti, ma pur sempre in testa, ma con una partita in più. La nostra goal collection inizia con questa prima pillola statistica e con le 2 reti del Siracusa che al De Simone risolve nel secondo tempo la pratica città di Sant'Agata con le reti di Alma e Arcidiacono. Aretu 6 che azzerano il gap dal Trapani, ora a pari punti insieme alla Vibonese che non va oltre lo 0-0 al Granillo contro la Reggio Calabria, oggi lontana 12 punti dalla vetta.
Lotta playoff serratissima, con il Licata che ha osservato il turno di riposo che precede Reggio Calabria e Real Casalnuovo. I campani chiudono sullo 0-0 la sfida contro la San Cataldese. Emozioni contrastanti nel derby siciliano tra Nuova Igea Virtus e Akragas. Nel piatto della bilancia la gioia dei giallorossi di contro le recriminazioni degli uomini di Marco Coppa, che non le manda a dire nel post gara per l'episodio che ha portato al gol vittoria di Longo. Blitz esterno del Ragusa sul neutro di Locri contro il San Luca. Le reti di Garuffi e Romano, entrambe di pregevole fattura, permettono agli Blay di sopravanzare in classifica e allungare sulle dirette concorrenti alla salvezza. Quarta sconfitta consecutiva per il Canicattì, che attraverso un momento non favorevole. Siciliani avanti con Sidibe e Abubakar, ribaltati dalla doppietta di Agustin Marsico. Festival del gol e dell'occasione perduta tra Acireal e Castrovillari, punto che serve realmente a poco sia per i Granata sia per i Lupi del Pollino, impelagati sul fondo della classifica. Finisce 3-3 con continui colpi di scena, calabresi avanti con Aceto, Acireal che ribalta con Montaperto dagli 11 metri e con l'autorete di Olivieri. Non si dà per vinto il Castrovillari, che effettua il controsorpasso ancora con Aceto e Azzaro, ma l'ultima parola è dei Granata che sanciscono il pareggio con la rete di Romano. Di misura il successo del Portici sulla Gioiese, che fa sua l'intera posta in palio grazie al gol del solito Riccio. Termina la nostra 13esima goal collection, la più scarna in termini di gol, soltanto 15, che determinano nuovi scenari in seno ad una lotta sempre più a 3 per il vertice della classifica.